Da ora, con qualche eccezione, anche i criminali con una condanna non estinta per reati gravi potranno partecipare alla mobilitazione militare parziale voluta dal presidente russo Vladimir Putin per l'invasione dell'Ucraina. Oltre alla grazia ottenuta dopo 6 mesi di servizio, il contratto prevede un risarcimento alle famiglie in caso di morte durante il conflitto. La nuova legge entra in vigore mentre Putin si dice entusiasta per le 318.000 nuove reclute raggiunte da settembre, un risultato superiore alle aspettative grazie alla risposta di molti volontari. E in un discorso davanti ai leader civili e religiosi, Putin è tornato a parlare delle ambizioni espansionistiche dell'Occidente. La Polonia, in particolare, secondo il capo del Cremlino, non ha abbandonato le aspirazioni di annettere l'Ucraina al suo territorio, che durano dalla Seconda Guerra Mondiale, un copione simile a quello seguito dal resto dell'Occidente con il colonialismo in Africa.